Ciao, sono Gabriela. Oggi vediamo come fare questo poncho maglietta. Prima però iscriviti al mio canale, se non l'hai ancora fatto, per non perderti altri video. Attiva la campanellina. E dopo la sigla andiamo al tutorial. Per la taglia S ho usato 100 grammi di ogni colore. Quindi in totale 300 grammi, poi ago, uncinetto numero 3 e mezza e forbici. Facciamo 160 catenelle. E poi, quando abbiamo fatto, facciamo tutta la riga a punto alto. Ci vediamo dopo. Dopo la prima riga a punto alto, facciamo un'altra riga a punto alto, però in questo modo. Non facciamo il classico modo, infilare uncinetto qua nel punto, ma facciamo da un lato del punto alto che abbiamo fatto prima all'altro e poi facciamo punto alto. Quindi ripetiamo tutta la riga, la facciamo in questo modo. Riga seguente facciamo 2 catenelle, 2 punti alti nel primo punto, lasciamo aperti e poi li chiudiamo insieme. Poi una catenella, saltiamo 3 punti. E nel quarto facciamo 3 punti alti. Chiudiamoli insieme. Due catenelle. Di nuovo 3 punti alti nello stesso punto di prima. E poi li chiudiamo e ripetiamo questo punto. Quindi una catenella, 3 punti alti nel quarto punto. Poi li chiudiamo insieme, 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti che chiudiamo poi insieme, sempre nello stesso punto. Thank you.
continua tutta la riga così. E finiamo la riga tre punti alti nell'ultimo punto. Poi li chiudiamo insieme, 2 catenelle, giriamo adesso. Andiamo a ripetere altre 2 volte questo punto, quindi facciamo 2 punti alti nel primo punto, 1 catenella, 3 punti alti qua dove abbiamo fatto 2 catenelle prima, in mezzo in questo punto, le chiudiamo insieme, 2 catenelle. Di nuovo 3 punti sempre nello stesso punto, 3 punti alti, una catenella e ripetiamo. Quindi finiamo la riga, ho finito anche quarta riga, questo pezzo dobbiamo fare un'altra volta. Fatto un'altra volta il pezzo, questo pezzetto, ora dobbiamo fare 2 righe a punto basso. Quando arriviamo alle 2 catenelle tra 3 punti alti e 3 punti alti nello stesso punto, qua lavoriamo solo come un punto, non 2 come 2 catenelle, ma solo un punto. Quindi un punto tra 2 catenelle, un punto dove sono 3 punti alti, un punto lo facciamo tra 2 dove c'è una catenella e di nuovo anche qua dove sono 3 punti alti un punto. Dopo 2 righe a punto basso, ora facciamo i quadretti, quindi facciamo 2 punti alti, un punto lo saltiamo e nel secondo facciamo un punto alto.
una catenella, un punto lo saltiamo e un punto alto nel secondo. Quindi ripetiamo tutto il giro. Una catenella, saltare uno e un punto alto. Dopo i quadretti tagliamo il filo, che non ci serve più questo colore da questa parte. Prendiamo un altro colore, io uso bianco, e andiamo adesso a riempire i quadretti. Quindi facciamo un punto, anzi due catenelle, facciamo due catenelle, poi facciamo punto alto però fatto in basso, quindi questo punto che abbiamo saltato, e lì facciamo punto alto. Poi dove il punto alto? Qua facciamo un punto basso e ripetiamo. Quindi qui dove una catenella, quindi sotto facciamo un punto alto, e qua dove punto alto facciamo qua in alto un punto basso, e ripetiamo. Dopo facciamo una riga a quadretti bianchi, quindi due catenelle, saltare uno e nel secondo punto alto, una catenella, saltare uno e nel secondo punto alto. Poi facciamo 5 righe a punto basso. Dopo 5 righe a punto basso, andiamo a fare una riga con il punto nocciolina. Cominciamo con 6 punti bassi, e nel settimo facciamo 6 punti alti. Li lasciamo aperti. Ok.
poi li chiudiamo tutti insieme. E il punto dopo, facciamo punto basso. Quindi poi dall'altro lato ci viene la nocciolina. E proseguiamo così. Sei punti bassi e il settimo facciamo punto nocciolina. Dopo la riga con il punto nocciolina facciamo di nuovo 5 righe a punto basso. E la nocciolina la lavoriamo a questo punto. Il punto dietro la nocciolina e poi gli altri. Ora facciamo una riga di nuovo i quadretti, come qua. Quindi 3 catenelle, un punto saltiamo e nel secondo punto alto, una catenella, saltare uno e nel secondo punto alto. Riga seguente facciamo tutta a mezzo punto alto, quindi una gettata, poi facciamo 2 catenelle, 1, 2, nel terzo punto facciamo punto alto e poi facciamo nel secondo, quindi viene un incrocio. E continuiamo così, quindi prima facciamo punto alto, nel secondo punto e poi nel primo. Facciamo così 3 righe.
Ho finito colore bianco, adesso comincio con rosso e facciamo due righe a punto basso. Dopo due righe a punto basso facciamo 4 catenelle un punto lo saltiamo nel terzo facciamo 5 punti alti chiusi insieme catenelle saltiamo due punti e nel terzo facciamo di nuovo 5 punti alti chiusi insieme e ripetiamo 2 catenelle e nel terzo punto 5 punti alti chiusi insieme tutta la riga così riga di ritorno facciamo a punto basso e dopo facciamo un'altra volta questo punto più una riga con punto basso Ora facciamo altre 3 righe a punto basso, quindi con questa che abbiamo fatto adesso avremo 4 righe a punto basso. Dopo ultime 4 righe a punto basso andiamo a fare punto nocciolina, quindi come abbiamo fatto prima queste qua le facciamo anche adesso con il rosso, quindi facciamo 7 punti bassi e una nocciolina. Sette. E adesso facciamo nocciolina. Quindi 5 punti alti in un punto, chiudiamo poi insieme e poi di nuovo facciamo 7 punti bassi. E ripetiamo tutta la riga. Dopo questa riga facciamo poi altre 3 righe a punto basso, quindi ci vediamo dopo. Ora dobbiamo fare ultime 3 righe
e poi abbiamo finito la metà della maglietta. Quindi facciamo una riga adesso di nuovo con le noccioline, però saranno un po' più avvicinate, e poi due righe a punto basso. Dopodiché facciamo una riga dove facciamo lo scollo, la scollatura. Facciamo 5 punti bassi, poi facciamo una nocciolina, quindi 5 punti alti in un punto, che poi chiudiamo insieme. Tre punti bassi, e di nuovo una nocciolina. Quindi continueremo così, tre punti bassi e una nocciolina. Quindi saranno un po' più vicine. E dopo questa riga con le noccioline facciamo due righe a punto basso. Abbiamo finito la metà della maglietta, quindi adesso dobbiamo fare la scollatura. Io ho già preso misure, quindi ho fatto a metà. Quindi qua questo sarà lo scollo, questo sarà per il collo, un lato, e lunghezza è 20 cm per la taglia S, quindi 20-20, 40 cm, e il resto è per sotto la scollatura. Quindi questo in mezzo, 40 cm, e su ogni lato poi ci sono 42 punti. Quindi ora cominciamo a fare l'altra metà, quindi la facciamo a specchio. Quindi proseguiremo poi indietro così. Lavoriamo a punto basso fino al primo segnapunti. Sono arrivata al primo segnapunti, lo possiamo togliere, tanto non ci serve più. Adesso dobbiamo fare, contare i punti che sono tra un segnapunti e l'altro. Quindi questa escludiamo, quindi quelli in mezzo, quanti sono, e facciamo tante catenelle. Quindi io ne ho 72, quindi faccio 72 catenelle. E dopo che ho fatto le catenelle, faccio punto basso qua dove il secondo segnapunti, lo togliamo.
e finisco il lato con punto basso. Ok, finito, riunito. E ora, quindi questa sarà la nostra scolatura, e ora proseguiamo da qua in giù tutte le righe che abbiamo fatto prima. Quindi due righe a punto basso, poi punto nocciolina ogni quattro punti, poi di nuovo punto basso, di nuovo nocciolina, punto basso e così via. Ci vediamo alla fine quando finiamo anche l'altro lato. Ok, sono arrivata al punto, l'ultimo colore. Ho fatto questo punto, ho fatto punto alto. Adesso dovrei fare seconda riga del punto alto, però dovrei farlo nel modo, cioè da un lato all'altro del punto. Però se lo faccio, quindi da questo lato, se lo faccio, mi viene qua una riga, che questa riga è sul retro della maglietta, e qua mi viene dall'avanti. Quindi semplicemente taglio il filo. E comincio dall'altro lato. Ok, così la riga, che poi è questa, rimane dietro sulla maglietta. Quindi se ti succede anche più avanti, su questo l'ultimo punto, fa lo stesso. Ho finito il pezzo. Adesso la maglietta la pieghiamo. E ora dobbiamo cucire su due lati, quindi questo lato e poi questo lato. Quindi questa sarà scollatura. Lunghezza di tutto, la parte davanti sono 40, quindi 40 davanti, 40 dietro, e larghezza di tutto sono 60 cm. Per la manica io ho contato 22 cm, quindi 22, 22, e qua sotto poi andiamo a cucire. E se la vuoi più stretta, vedi tu quanto la vuoi larga, la manica. Due lati li uniamo con un punto bassissimo, quindi mettiamo uncinetto nel primo punto sull'altro lato. Facciamo un punto bassissimo per unire tutti e due i lati. Ora dobbiamo mettere prima
a destra, sulla parte destra, poi a sinistra e poi facciamo punto bassissimo. Insieme con insieme al punto che abbiamo fatto prima. Quindi di nuovo. Uniamo in questo modo tutti e due i lati. Ok, abbiamo cucito i lati del poncho. Ora dobbiamo fare un giro a punto basse sulle maniche e anche sotto, e anche qua sotto del poncho. E dopo abbiamo finito la maglietta, il poncho. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace, condividi e ci vediamo in un altro video. Ciao!